Allora, tutti ragazzi, sono Sergio e bentornati sul mio canale. Un po' di male oggi. Siamo tornati qui con la carriera con l'Udinese su FIFA 16 e siamo rimasti appunto dove abbiamo lasciato, al 3-1 con la Lazio. Ok, io non vado mai avanti con le carriere che metto su YouTube da solo senza registrare. E siamo a una partita cruciale, ovvero quella che ha chiuso l'episodio 2, apre l'episodio 7, invertita perché è la Juventus a giocare a Udine. E gli mettiamo la maglia blu, questa volta la maglia blu ce l'hanno loro. La Juventus gioca con la divisa classica, dandole sbloccate, adesso voglio divertirmi. Ed eccoci qui, sotto la neve, no, la neve, no, la neve, no, ragazzi. Vedere la maglia della Juventus. A 2 punti uno di noi, ormai il Milan è partito e non lo ferma più nessuno. A breve andrò a prenotare FIFA 18, quindi sicuramente avrete episodi riguardo alla carriera FIFA 18. Viaggio, attenzione a Zapata, subito pericolosi, subito pericolosi. Attenzione, errore di Ertò. Leggerezza difensiva. Palla dentro, scuffetta senza problemi, invece con qualche problema. No, attenzione, calcio, punizione, aiuto, 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 aiuto. Qua ragazzi, Dybala la tira in porta, Marchisio tira fuori. Meno male ragazzi, meno male, meno male. Andata bene. Ci stiamo un po' distraendo. La palla dentro per Zapata. 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 Ottimo. Zapata, larghissimo ragazzi, larghissimo. Larghissimo, perché Samir sta facendo un ottimo progresso. Attenzione, e c'è un calcio d'angolo per la Juventus. Ci stanno mettendo alle strette là davanti, loro là davanti, noi qua dietro. Facile, non puoi sbagliare il rinvio e l'hai quasi sbagliato. Cuadrado. Attenzione, traversa! Traversa di Marchisio, pericolo, pericolo, pericolo. C'è una palla dentro, la palla dentro. Il destro! Non so come l'abbia presa Neto questa qua, ragazzi. La palla dentro, Zapata, perfetto! Tuman Zapata! Al 48° a tempo scaduto! E siamo sopra! Meritato, insomma, per come ci siamo avvicinati alla porta, meno meritato perché le occasioni parlano per loro. Ma Duman Zapata intuisce di testa, perfetto, perfetto, ragazzi. La mette dentro, Terò quasi inesistente, faremo entrare in Bakogu. Ne approfitto di intervallo per dirvi che ho già deciso la squadra che userò in FIFA 18 per la carriera, però ovviamente per non rovinare tutto non ve la posso spoilerare adesso. A tenete settembre, vedete i miei episodi riguardo alla carriera di FIFA 18. Widmer, ottimo Widmer, ottimo Widmer. Widmer! Non ci credo, ne ha presa un'altra Neto, ne ha presa un'altra Neto. Prova a prendere Pjanic. Attenzione al cross, palo di Higuaín! Palo di Higuaín, ragazzi, la Juventus ha già preso due legni. Zapata, Bakogu, come buca Benatia. Ma Benatia non può essere più veloce di Bakogu, che è 91 di scatto. Bakogu, Bakogu, Bakogu! Neto, ragazzi, Neto, Neto, Neto! Vuoi sapere chi l'ha buggato, Neto?
Zapata! Oio, la levata di porta di Dybala, tra l'altro. 1,61 m di Dybala, la levata di porta. De Paul dall'angolo. E qua esce Neto. Erto dalla distanza. Qua tu sia scarto Erto a tirare. Più che altro. Attenzione, calcio di punizione per la Juventus al 92esimo. E qua Scuffetta la fa sua, qua la fa sua, non può sbagliare l'invio, ottimo per Bakoku. E finisce qui ragazzi, la Juventus esce sconfitta un'altra volta dall'Udinese. È andata più che di lusso perché questa partita doveva finire 0-0 se non 1 o 2-0 per la Juventus. E invece è andata bene. Duván Zapata ha risolto la partita, anche se ha tirato 4 volte in porta, ha fatto un gol. E bisogna dire che Neto veramente, cioè, ha preso di tutto. Ha preso di tutto Neto. Non riesco a capire come sia possibile una cosa del genere. E adesso sono curioso di vedere la valutazione di Neto. 7,7. Strano. Perché l'ha presa proprio tutte l'ha presa Neto. Torniamo ai nostri allenamenti. Puntualmente. Facciamo crescere i nostri giovincelli. Praticamente abbiamo due terzini, tutti e due della primavera, uno destro e uno sinistro. Quindi se riuscissi a promuovere tutti e due, quindi facessero un buon cammino, potrebbero diventare insomma giocatori buoni, molto buoni. Pasciuti va da 58 a 53, Benuti va da 49 a 50. E si va avanti col mese di gennaio, con la seconda parte. Ah, Vertonghen ci rifiuta il contratto. E non si va a offrire 200.000. Diciamo, questo è un contratto, ragazzi, alla Paris Saint-Germain, perché è ancora giovane, arriverà per 29 anni, almeno 3-4 anni potrà farlo. Valdés, 100.000 gli si possono offrire? No. Aspettiamo. A questo punto tra Vertonghen e Valdés preferisco ovviamente Vertonghen, data anche l'età dell'ex portiere del Barcellona. Oh, Vertonghen accetta. Vertonghen sarà un giocatore dell'Udinese a partire da giugno, anzi luglio. Ci mancano 50.000 come budget trasferimenti e diciamo che bisognerebbe vendere qualche altro giocatore per poter aprire la trattativa con Valdés. Intanto andiamo a giocare a Cagliari, si vince perché Badu e Terò la buttano dentro. Non abbiamo nessun infortunato, nessuno squalificato, cosa che succede veramente quasi mai. E ragazzi, andiamo avanti, Scuffetta è già diventato 76. Io credo in lui come non ho mai creduto a nessuno, cioè creduto nel senso che possa diventare un grande. E sicuramente non deluderà le nostre aspettative. Ancora qui con l'allenamento. Non abbiamo nessun giocatore che migliora di valutazione generale, però hanno sempre tutto il tempo, ragazzi, per migliorare, hanno 16 anni. Hanno meno anni di me. Adesso, Coppa Italia, ce l'andiamo a giocare contro il Genoa. La squadra è in ottima forma. Credo
e spero che riusciamo a portare a casa anche questa vittoria, così andare in semifinale di Coppa Italia. Ed eccoci qua alla East Point Arena, o meglio Dacia Arena. Widmer, attenzione al Widmer! De Paul! E nella leva di lì, Gakpe. La palla. Pandev. 40 anni per gamba. Pandev, 40 anni per gamba. Il cross. Ilimark, che buco, che buco la difesa, che bucone. Widmer. Zapata. Zapata! Una presa, un'altra! Ragazzi, i portieri qua sono super buggati. Chiedete... Zap! Ertola presa sulla linea un'altra volta! Non ci credo! Non ci credo da fermo! Buco vuoto! Citofonare comunque a Neto per chiedere di buggare. Attenzione a Gakpe. È andata bene, ragazzi. Un buco che bastava spingerla. Non serviva altro. Con la forza e il coraggio. Ilemark. Gakpe. Attenzione, c'è un fallo, c'è una punizione ancora per il Genoa. Attenzione, perché qua Tarabt la può chioccare dentro. Ilemark la può chioccare dentro. Rigoni la può chioccare dentro. E invece no, andata bene. Attenzione però, leggerezza difensiva, Gakpe! Scuffet, ragazzi! Scuffet! Un'altra volta, sempre lui. Come direbbe qualcuno a noi noto. Finisce qua il primo tempo, ragazzi. Buttiamolo proprio via questo primo tempo. Buttiamolo proprio via. Cioè, lasciamo perdere proprio. Attenzione! Questa deve entrare in porta. Zapata! Zapata! Al 50esimo la sblocca lui. Come sempre. Entra Mbakogu, l'Udinese segna, non segna Mbakogu, ma l'Udinese segna. Leggerezza enorme difensiva, ragazzi, super leggerezza qui. Mbakogu, destro a giro, la manna. L'ha presa un'altra. Va dentro. Zapata! Abbiamo capito che i difensori stanno sul palo fissi. Felipe. Magari era fallo anche per me. Bakogu. Un super dribbling, ragazzi. Farà la storia sto dribbling di Bakogu. Acquisto super azzeccato ormai. Credo che sia entrato nel cuore dei tifosi bianconeri, Jerry Bakogu. Attenzione a Zapata. Aperto in due il Genoa. Il Genoa è tutto in avanti. Può anche tenere la pallina De Paul. De Paul. Destro a giro. E sono tre. E sono tre, ragazzi, sono tre. Fino a 10 minuti di gioco fa stavamo lottando per riuscire a tenere su l'1-0. E Erto qua ha fatto un miracolo, rovesciata di Lasciault, che lascia a desiderare, cioè calcio d'angolo.
domanda Tarabt. Scuffetto, non si fa tanti complimenti. Widmer, 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 Widmer! Ringraziate Izzo, ragazzi, ringraziate Izzo. Qua entra Arbawi. Va dentro! Ottimo colpo di testa Nimbakoku, un po' spreciso, però va bene. L'ho fatto entrare Arbawi. Montolivo. Bakoku. Ultima azione. Ultima azione. Arbawi, Arbawi! Arbawi! Alla prima presenza! Alla prima volta che lo faccio entrare! Butta dentro la rete del 4-0! La butta dentro lui, Arbawi! La butta dentro lui, ormai al 90esimo. La partita che insomma era partita malino, invece è finita molto bene, 4-0 al Genoa, che comunque il primo tempo ha resistito veramente tanto, e nel secondo tempo è proprio crollata sotto ogni punto di vista, in ogni reparto, a partire proprio dalla difesa, dall'errore sull'1-0. Eccolo qua, Arbawi. Non l'ho mai fatto entrare prima d'ora, ho detto, metto sempre Matos, metto Arbawi stavolta. Devo dire che mi ha reso molto contento. Juventus e Inter stanno 0-0 al 90esimo. Il Milan è passato con Napoli e la Roma è passata col Chievo, quindi se non ci... la Juventus è passata con l'Inter. Quindi Milan, Juventus o Roma ci toccano per la semifinale. E preghiamo proprio un ginocchio. Pontisson, prestito per 2 anni. In una squadra che non sta neanche a leggervi. Va bene, 200.000 euro per la spostata, ok. Quando spostiamo le finanze, non abbiamo ancora soldi sufficienti per un contratto a Valdés che chiede più di 100.000 praticamente, e va bene così. Ragazzi, super episodio, si va alla terza partita e giocheremo contro la Lazio di nuovo. E questa volta la Lazio spero che sia un po' la Lazio che abbiamo già incontrato, ovvero un po' debole, perché insomma tutte le volte che abbiamo incontrata, più che altro l'ultima volta, ha tenuto duro, era un vantaggio, una pareggiata all'ultimo, probabilmente supplementari. Questa volta non penso ce la perdonerà, farà un po' come all'andata. Quanto l'odio questo esercizio, mi è uscito una volta sola e non ci tengo neanche a farlo. La neve un'altra volta, ragazzi, la neve un'altra volta. Siamo il miglior attacco del campionato insieme alla Roma. Abbiamo insaccato 36 volte. Quello salta. Widmer. Widmer. Widmer! Marchetti, Marchetti. Almeno ci siamo fatti vedere. È un po' un primo tempo come quello contro il Genoa, eh? Felipe Anderson può metterci in difficoltà. Erto, finisce il primo tempo. 0-0. Non abbiamo ancora subito gol dall'inizio di questo episodio. Ne abbiamo segnati ben 5, speriamo di continuare così. Danilo. In mezzo a 94. Zapata! E la levata di porta Marchetti, ragazzi. La levata di porta Marchetti a Montolivo. Kums. Kums dentro per Terò. La tiene lì Terò. 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 E c'è il calcio d'angolo per noi. Palla dentro, troppo lunga, troppo lunga, troppo anche sprecisa. Badu.
Badu! Badu! Entra in Bakovu! L'Udinese segna ancora! Badu! 1-0, ragazzi! Il momento proprio più improbabile! Il momento più improbabile! L'Udinese la mette a segno! Entra in Bakovu! L'Udinese segna, ma non segna in Bakovu! Andiamo sulla ultra difensiva! Felipe Anderson! No! Scuffet! Con una mano! Con una mano! Dentro per Badu! Dentro per Bakovu! Bakovu! Marchetti! Non è finita, Widmer! Widmer! Sinistro! Non va! Zapata di testa! Calcio d'angolo! Ragazzi, 40 minuti di video! Non era mai successo. Bakovu! Poteva andare meglio, poteva andare meglio, su. La palla dentro! Non ci credo. Ragazzi, Ciro Immobile. Ora ci rispostiamo avanti. C'è da immaginarselo, c'è da immaginarselo. Zapata, non ce la fa più. Zapata. Zapata! Zapata! Non ci credo! Non ci credo! 2-1! 2-1! 2-1! Lo rimette subito come prima! Finita, amici, come prima! Duván Zapata, meno male non ho tolto lui, volevo lasciare in campo Terò. Kums, ancora di forza! Bakovu! Bakovu, può anche tenere la bandierina! Bakovu! Zapata! Widmer! Tenta la finta, non gli riesce! E finisce qui, ragazzi! 2-1, ringraziate Duván Zapata e il talismano Jerry Bakovu. Jerry Bakovu, ragazzi, questa è stata una partita epica, ribaltata e ribaltata ancora in un minuto. Super episodio sto qua, si sa che gennaio è sempre pieno di robe. Mandiamo un prestito per un anno Romo al Sassuolo. Siamo rimasti, ragazzi, con un portiere solo. Quindi, se si fa male Scuffetto viene squalificato. È un problema. Dobbiamo far parlare qualcuno che non è portiere. Andiamo a vari acquisti. Cioè no, ha venduto Perin. Szczęsny parte dal Szczęsny è preso da Roma. Mi ha incassato 10 milioni dalle cessioni e abbiamo speso 0 per Jan Vertonghen, più forte di tutte le cessioni messe insieme. Ragazzi, ormai dal mercato non abbiamo più niente da chiedere. Un acquisto mirato, giusto, abbiamo dei giovani, dobbiamo fare frutto di quello. Attenzione De Paul, l'ultimo giorno di mercato al Bayern, io gli vado a chiedere purtroppo 30 milioni. Anche perché rimaniamo senza esterni, non voglio rischiare. Manca un'ora alla fine di mercato, io non credo che riusciranno ad acquistarci De Paul, appunto. Andiamo a fare l'ultimo allenamento di questo episodio. Dopo quasi 50 minuti di video, ragazzi, cioè, poi ovviamente voi lo beccherete tagliato, però insomma mi attende un bel lavoro stasera a tagliarlo.
perché insomma le partite ce l'ho portate via tanto tempo, ecco, per quello. Non migliora nessuno, neanche qui. Capari diventerà un bravo giocatore, fidatevi di me. Andiamo a vedere tutti perfetti. Ragazzi, io vi lascio qui. Dopo 50 minuti di video, quasi, anzi, 3 quarti d'ora di video, io vi lascio. Epicissimo questo episodio. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, lasciate un like, iscrivetevi e continuate a supportarmi. Ciao a tutti, ragazzi.